Per quanto riguarda la partita, io non ho veramente parole per ringraziare i giocatori, mi emozionano di gara in gara. Cioè, stiamo giocando, come l'avete visto, abbiamo giocato con un cambio il primo tempo e senza cambi il secondo tempo, dopo aver giocato a Napoli una partita incredibile fino all'ultimo secondo mercoledì. Quindi è questo spirito di abnegazione, di sacrificio, di compattezza che ci riesce a far fare poi le cose che proviamo in allenamento, anche se non sono tantissime, o meglio, sono quasi tutte teoria, perché veramente in questo momento l'avete visto, Angiot fuori, Nicolò di fuori, tutto, Ugherani fuori, che è uno dei pochi italiani che abbiamo, però lasciatemi, oggi ho una parola di ringraziamento per Vincenzo Botta, una persona straordinaria che a 38 anni, dopo 8 anni che non faceva la Serie A, ha fatto una partita clamorosa, quindi sono veramente contento soprattutto per lui, perché in queste partite ha giocato di meno e oggi quando mi serviva una mano ha dato il cuore. Come avete visto, nonostante ho fatto per larghi tratti il 5 contro 4, Alex e Avellino non sono mai usciti dal campo. Io non ho mai visto due giocatori che giocano 40 minuti in Serie A. O, diciamo, mercoledì ci siamo detti che dobbiamo, per noi era molto importante, sapevamo che era difficile, la squadra più forte del campionato, però abbiamo dato tutto. Adesso ci siamo messi il prossimo obiettivo, che è quello di arrivare prima di tutto ai playoff, prima possibile. Sapevamo che il Pomezia era una squadra, insieme al Pesaro forse, che poteva rientrare. Abbiamo fatto un grande servizio, l'abbiamo battuta, e quindi per noi questa partita fuori casa, in questa emergenza e contro una diretta concorrente per i playoff, chiaramente vale 6 punti.